Ok ragazzi, benvenuti in questo full day of eating dei miei giorni di deplezione. Sono più o meno 5 e mezza di mattina, appena portato fuori i cani e adesso vi parlerò di quella che è la mia routine prima di andare in palestra ad allenarmi. Come sapete mi alleno in palestra first thing in the morning, quindi prima di qualsiasi pasto, e poi mi seguirete nel corso di tutta la giornata per quello che andrò a fare e mangiare. Allora, prima cosa, appena mi sveglio vado a fare un infuso di zenzero, limone e aceto di mele biologico. So che un infuso con questo caldo è veramente veramente tragico, però lo faccio più o meno a temperatura ambiente. Questo mi aiuta a preparare un attimo tutto il sistema digestivo e gastrointestinale per quel che andrò ad assumere, soprattutto perché quel che andrò ad assumere successivamente è l'intra-workout, quindi sto in una fase piuttosto delicata in cui voglio stare quanto più libero possibile. Quindi infuso, poi vado a portare i cani, facciamo una ventina di minuti di passeggiata così si sfondano per benino, e successivamente vado a preparare quello che è il mio intra workout. L'avete visto nelle storie, so che è molto di... Ma quello è il mio shaker! Utilizzo quello che è perché l'avete visto nelle storie, utilizzo una tanica da 5 litri perché vado a bere nel mio intra workout, sono 3 litri e mezzo, 4 litri d'acqua più o meno, perché sto attualmente bevendo sugli 8 litri d'acqua e 8 grammi di sale. Quindi intra workout che inizio a sorseggiare già da casa, quindi ovviamente non sono 3 litri sparati tutti, e considerate che i miei allenamenti durano di media tra le 2 e le 2 ore e mezza, considerando che in questo periodo ho tempi di recupero piuttosto lunghi. Quindi intra workout composto da 40 g di ciclodestrine, 15 g di glicerolo, 5 g di creatina, 5 g di glutammina e inserisco anche 20 g di amminoacidi essenziali, ok? Sono e ritengo che l'intra workout sia una fase assolutamente fondamentale per da sfruttare da un punto di vista di nutrienti, apporto di nutrienti, perché stiamo in un contesto in cui i muscoli sono particolarmente recettivi a prendere quel che devono prendere. Il GLUT4 inizia ad andare in superficie, quindi c'è un'ottima captazione di quello che è il glucosio e i suoi polimeri. E soprattutto un intra workout così pesante, tra virgolette, perché si tratta comunque di tutta roba predigerita, aminoacidi in forma libera e ciclodestrine, quindi niente che appesantisca troppo, però un intra workout del genere ci permette anche di facilitare tutti i processi di recupero muscolare, che in questa fase soprattutto di cut è fondamentale, ma è fondamentale in generale tutto l'anno, perché ovviamente con allenamenti molto molto intensi, molto molto frequenti, avere una capacità di recupero brillante, veloce, immediata è fondamentale. Quindi questo è per l'intra workout. Adesso andiamo in palestra, come detto inizio a sorseggiarlo mezz'oretta prima di allenarmi, in modo che quando inizio la prima serie allenante già tutto in circolo, gli stretti vanno subito in pump, e devo dire che nonostante la deflezione sto mantenendo un ottimo pump, e poi noi ci vediamo al post workout. Allora, post workout, sto distrutto per l'allenamento. Allora, innanzitutto abbiamo deciso in queste ultime due settimane, Giorgia ha ridotto drasticamente le whey, grazie, la sostituite con gli essenziali, quindi post workout ho 10 grammi di essenziali, non so quali delle due sono le whey di Giorgia e quali sono gli essenziali miei. Ce ne accorgeremo dal sapore perché gli essenziali sanno di morte sostanzialmente, e 60 grammi di gallette, anche queste credo che andremo a ridurle nel corso di queste 4 settimane, ridurremo tendenzialmente le gallette e sostituiremo con crema di riso, almeno questo è il piano e il mastro piano di Giorgia, però questo lo andremo a valutare. Non si fa mai, Ludovico, quindi questi sono mai sostanzialmente tutti i miei carbo giornalieri, questi 60 grammi di carboidrati che abbiamo preso intra workout e questi 60 grammi di gallette, con queste finisco i carbo giornalieri. E ora abbiamo un check, con i clienti, poi successivamente ho la mia mezz'oretta di cardio, sarà un cardio a alta media intensità, quindi 20 minuti di Stairmaster con contrazione di glutei e poi successivamente camminata in salita con focus sulla flessa estensione plantare, quindi per ricoinvolgere i polpacci, e questa è una forma di cardio che tengo per ora in deplezione, proprio cercare di depletare il più possibile. E dopo il cardio ho 20 grammi di ramificati. Perché ramificati post cardio? Sostanzialmente perché sento che c'è una forte botta di fame e un calo energico che ho dopo il cardio, è effettivamente il calo energico che avverto di più nel corso della giornata, quindi quello che voglio andare a fare in questo contesto è andare a inserire dei ramificati per sostanzialmente tamponare un po' la fame e dare un input anabolico bene o male al corpo. Quindi questo è per questa parte della mattinata e noi ci rivediamo a pranzo.
Ok, siamo arrivati al nostro pranzo. Qua abbiamo 150 g di pollo, 220 g di fagiolini. Le verdure per ora le stiamo cercando di tenere un po' più alte per una questione di sazietà, e 10 g di olio. Quindi, come avete visto, ho finito il carbo della giornata. Allora, per quanto riguarda il pollo, questo pollo è della San Bartolomeo, quindi noi evitiamo di prenderlo al supermercato semplicemente perché purtroppo il pollo è molto molto complicato da prendere di buona qualità. Questo perché i metodi di produzione, di allevamento, da un punto di vista di normative italiane, permettono alle aziende di fare veramente delle porcate, si può dire. Quindi anche il pollo biologico è semplicemente del pollo che viene rimpinzato di mais biologico. Il pollo all'aperto, all'aperto è un pollo allevato male, in cui semplicemente gli vanno a scoperchiare il tetto. Quindi l'unica certezza che potete avere per prendere del pollo che sia buono, che non sia riempito di antibiotici, riempito di schifezze, è vedere concretamente l'allevamento. La San Bartolomeo comunque ha da ottime garanzie da questo punto di vista, quindi nei rari casi in cui utilizziamo il pollo andiamo a prenderlo dalla San Bartolomeo. Quindi detto questo, qua ho il mio sale della giornata, a parte i 2 grammi che prendo intra allenamento, questi sono altri 4 grammi che vado a utilizzare nel corso dei pasti, quindi c'è un mio bel brick che vado a tenere. E insieme a questo pasto, da un punto di vista di integrazione, prenderò 5 grammi di omega 3, 1 grammo di vitamina C e una capsula di multivitaminico. Sto utilizzando quello della Bioline, lo utilizzo da sempre, è quello con cui mi trovo meglio in assoluto perché è veramente veramente ben dosato. Quindi questo per quanto riguarda questo pranzo, ci vediamo al prossimo pasto. Ragazzi, siamo arrivati allo spuntino di metà pomeriggio. Allora, abbiamo altri 150 g di pollo, sempre da San Bartolomeo, con questo abbiamo finito quello che abbiamo ordinato. Poi a Giorgia sono caduti un po' di spinaci. Ma non è vero! Io sono solito mangiare molta più verdura, quindi per me questa è veramente, veramente poca. E poi abbiamo 40 g di mandorle. Con questo pasto andrò ad integrare anche altri 5 g di omega 3 e un altro grammo di vitamina C. Ora, per quanto riguarda l'integrazione, logicamente sto nelle ultime settimane di preparazione, quindi è molto molto importante in questa fase controllare tutto l'aspetto antinfiammatorio, quindi omega 3 è veramente a manetta. Il grosso delle fonti lipidiche che ho, come vedete, sono fonti lipidiche che hanno un impatto antinfiammatorio sul mio corpo, questo per facilitare il recupero, che è fortemente messo a dura prova da logicamente la situazione di stress derivante dall'ipocalorica. Stessa cosa per quanto riguarda il sistema immunitario, quindi tanta vitamina C, tanta vitamina D, tanto multivitaminico in generale e ovviamente nei limiti, però cerco di fare molta attenzione a quello che è l'input vitaminico, ovviamente lo splitto nel corso della giornata. E questo è, ci vediamo al prossimo pasto. A mia discolpa, gli spinaci sono conteggiati perché ti ho contato le fibre. E ci siamo arrivati alla cena, finalmente, perché sto morendo di fame. Allora, qua abbiamo 60 g di avocado, 250 g di manzo grass-fed, e grazie a Grass-fed Italia per esistere e assisterci in questa preparazione, e un altro sputo di verdure, grazie Giorgia per questo, che veramente è una miseria per essi. Comunque il tuo colon ringrazia. Esatto, il mio colon ringrazia, ma devo dire che da un punto di vista grasso intestinale non sono mai stato così bene, credo in vita mia. Comunque Grass-fed Italia consegna anche ad agosto. Ah, benissimo, buono a sapersi. Con il codice sconto. Esatto, codice sconto dei Fibistro, perché io non sono molto pratico, però devo essere più influencer e dire queste cose. Quindi codice sconto dei Fibistro, se volete provare la fantastica carne Grass-fed Italia. In questo pasto ho in più anche la solita integrazione, quindi 5 g di omega 3, 1 g di vitamina C e una capsula di multivitaminico. Siamo arrivati al pre-nanna, questo è il pasto più godurioso in assoluto, e Giorgia è riuscito a trovare un sostituto fantastico per il tortino che normalmente ci facevamo come pre-nanna. Allora, sostanzialmente è una frittata di albume e cannella con 30 grammi di burro d'arachidi, quindi una vera e propria delizia. E la cosa che faccio io quando cerco di mangiarlo, non so se lo fate anche voi, però sostanzialmente cerco di mangiare soltanto l'albume il più possibile, fino ad arrivare ad avere quanto più burro d'arachidi finale con quanto meno albume possibile. Quindi il mio scopo è quello di avere un pizzico così di albume con sopra una tonnellata di burro d'arachidi, in modo che poi mi faccio l'ultima cucchiaiata, che è un pastone tremendo che mi allappa la bocca da morire.
Fantastico. Comunque, sono 400 g di albume e 30 g di burro d'arachidi, e questo è l'ultimo pasto della giornata.